Sono Ermete Realacci, sono un parlamentare, sono il presidente, un parlamentare del Partito Democratico, sono il presidente della Fondazione Simbola che lavora sul tema della qualità italiana. Bioarchitettura, domotica sono una parte importante della sfida del presente e del futuro dell'Italia. Io credo che l'Italia, per trovare un suo spazio nel mondo, per rispondere alla crisi, deve fare l'Italia, affrontare i problemi aperti, non solo il debito pubblico, ma anche i mali antichi del nostro Paese, illegalità, evasione fiscale, diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza, eccesso di burocrazia, il Sud che perde contatto, ma per farlo deve avere un'idea di futuro, e l'idea di futuro non può che coincidere con l'accettare le sfide aperte. Si affacciano al mondo grandi paesi che prima ne erano ai margini, ci sono le sfide ambientali, ci sono le rivoluzioni tecnologiche, e collegare queste sfide a quella che è la caratteristica di fondo dell'Italia da secoli: produrre bellezza, produrre qualità. L'incrocio fra queste due sfide nell'edilizia significa cambiare la maniera di costruire, recuperare il patrimonio edilizio esistente, scommettere al tempo stesso sull'innovazione tecnologica, sulla qualità e sulla bellezza. Già oggi un comparto importante dell'edilizia è quello legato al recupero. Il 55% di credito d'imposta nell'edilizia è stata di gran lunga la misura più importante, e è grave che il governo non l'abbia ancora stabilizzata, perché ha prodotto qualcosa come 18 miliardi di investimenti, l'hanno usato 1.400.000 famiglie, ha prodotto 50.000 posti di lavoro all'anno, producendo al tempo stesso imprese di maggiore qualità, innovazioni nella costruzione, nei materiali, nelle caldaie, nei serramenti. Bene, questa frontiera della bioedilizia, questa frontiera della domotica è la frontiera che ci può consentire di ridurre i consumi energetici, di migliorare la qualità della vita, di ridurre l'inquinamento, di ridurre le bollette delle famiglie e di produrre più bellezza. Questa è la strada, non basta ovviamente il 55%, servono altre misure, serve una lucidità da parte delle amministrazioni locali, che comincia ad esserci, non più consumo di territorio ma recupero del territorio già compromesso, ma su questa strada l'Italia può fare l'Italia e ridare forza al futuro.